Buongiorno a tutti, è un onore anche per me essere qui in questa preziosa sede. Grazie a tutti gli organizzatori, sponsor e tutti quelli che hanno creato questa piattaforma per poter chiacchierare un paio di minuti con voi. Vengo a me, sono veneziano per scelta, anche se sono nato in Afghanistan, e guai a chi me la toglie. Perché l'ho scelto dal primo giorno che ho messo piede a Venezia. Il mio arrivo era per partecipare alla mostra del cinema, come spiegava Cristina, però senza poi magari approfondire il motivo principale che mi ha fatto rimanere a Venezia, era proprio quell'amore del primo impatto che ho avuto, che appena ho visto la città. È un sentimento che forse fino a quel momento non avevo sentito, anche perché essendo sempre in giro, ho 41 anni, vengo da un paese che da 43 anni è coinvolto a guerra, quindi un sentimento forte verso una casa non avevo mai sentito prima, però quell'amore me l'ha dato Venezia. E poi ovviamente la sua accoglienza verso di me. Ha continuato e continua ancora fino ad oggi. E io mi sento il dovere di ringraziare Venezia sempre, sempre, sempre e lo farò fino alla fine della mia vita. Beh, ovviamente da uno straniero la mia vita inizia con la diversità. Ero una persona diversa io e tutti erano diversi per me. E nel percorso della mia vita, quando sono finito in un centro di accoglienza, fra varie cose, ovviamente ho scoperto il potere del cibo, la sua semplicità, ma la sua ricchezza come un linguaggio, soprattutto per le persone che sono diverse, che per la natura del momento non trovano un modo di comunicazione, il cibo è uno degli strumenti migliori. Quindi la mia partenza come impresa in realtà ha un racconto di forse 3 anni e mezzo per arrivare all'impresa, perché l'attività che facevamo all'inizio aveva un impegno socioculturale rispetto ad un semplice business. Facciamo conto che quello che faccio semplicemente è ristorazione, non costruisco aerei e non faccio neanche applicazioni, cuciniamo e vendiamo. Solo che un tocco in più era il fatto che i cibi che presentiamo spesso portano le storie delle persone, anche perché i menu sono basati e sono nati dentro il centro di accoglienza, soprattutto sul percorso migratorio di un profugo dal paese di partenza fino all'arrivo. Faccio un esempio, io Ahmed che parto dall'Afghanistan. Per arrivare a Venezia, in quell'epoca dovevo spendere un paio di anni, 3 anni, 4 anni, se ero fortunato 6 mesi o un anno, perché dovevo attraversare 6-7 confini illegalmente e dovevo spendere da 6 a 10 mila euro per potermi arrivare. All'inizio, ovviamente, il 90% dei ragazzi che ho conosciuto non avevano queste risorse economiche per poter farsi arrivare più veloce o facilmente alla destinazione. E in più, 6-7 confini illegalmente vuol dire che potresti trovare un ostacolo in mezzo e rimani bloccato per un anno per poter attraversare quel passaggio. E la mia curiosità era capire che in quell'anno in un paese di mezzo le persone cosa mangiavano, cosa cucinavano, perché spesso si trattava anche di risparmiare soldi. E la mia ricerca in centro veniva basata soprattutto sui minori e stranieri, quindi principalmente avevano fra 15 e 18 anni e volevo sapere in mezzo cosa mangiavano e che realtà veniva fuori. Il risultato era interessante,
E ancora oggi, dopo 12 anni, 13 anni che faccio questa cosa, è interessante perché nascono sempre delle novità, perché sempre anche lì c'è sempre una diversità che viene incontrata, la diversità culinaria del paese di origine e la diversità del paese in mezzo, e sempre nascono delle belle cose, dei sapori nuovi, dei colori nuovi. Ed anche diciamo la pancia piena. Quando abbiamo iniziato con questo menù a fare il percorso socio-culturale con il cibo, era bello perché venivamo poi da, inizialmente lo facevamo in centro di accoglienza, poi il menù piaceva a tutti per il colore, sapore e per il racconto, e venivamo invitati anche da altre realtà. Mi ricordo che siamo venuti a Vicenza in 2009, siamo andati a Ischia 2010, sempre come un progetto di sensibilizzazione. Poi dal 2009-10, ovviamente eravamo, se vi ricordate, eravamo in piena crisi economica dell'epoca, e io che lavoravo in accoglienza lo sentivo, la mancanza e la fatica che la mancanza del lavoro e la fatica che facevano i ragazzi per trovare un lavoro, e poi nello stesso momento sentivo di avere un gioiello nelle mani, non avendo una lira in tasca. Ovviamente ho detto mi piacerebbe trasformarlo ad un'attività, rompendo le scatole ad un piccolo take away che era una specie di kebab bar a Venezia, che sapevo che continuavo a fallire. Loro in giro di 2 anni avevano cambiato tipo 4 gestioni. Io, sapendo questa debolezza, sempre andavo a bussare alla porta: dai, dalla a me lo sistemo io, finché sono riuscito a convincerlo, ma non avevo niente in tasca, perché comunque come partenza Venezia è una città molto complicata per fare attività come commerciali. Io sono riuscito a convincerlo a lasciarmelo come affitto azienda, mi chiedevo comunque circa 30.000 euro di cauzione, non avevo una lira, ripeto, però sono stato fortunato perché gli stessi ragazzi con cui avevamo inventato il menù e gli altri amici che ho conosciuto in centro di accoglienza erano più o meno le uniche risorse che avevo al momento. Sapevo che non avevo nessuna credibilità per nessuna banca per poter chiedere un finanziamento, e non volevo neanche crearmi quel tipo di debito in quel momento, quindi sono andato a bussare le porte degli stessi ragazzi. Magari uno mi ha dato 500, un altro 1000, un altro 2000, un altro 200, ognuno quanto poteva, proprio nello stile vecchio. Ho recuperato i soldi, prima è partito, i veneziani hanno iniziato di frequentarci e sono stati generosi, poi, e ci hanno anche incoraggiato per aprire il secondo. Nasce il secondo, poi il terzo e poi il quarto, ovviamente sapendo che di vivere in Italia come il paese di ingresso principalmente per gli africani, da considerare che il primo progetto con cui noi abbiamo aperto 3 ristoranti si chiama Orient Experience. Invece noi abbiamo detto che, essendo in Italia, ci piacerebbe anche fare un menù sul percorso africano, così nasce anche Africa Experience. Ci siamo divertiti un sacco perché ovviamente in quel periodo io non ero in un centro di accoglienza, non stavo lavorando lì e la ricerca poteva essere difficile, ma era in un periodo che guardavo tanto Masterchef, ho detto magari potrei fare un refugee Masterchef, e grazie ad una scuola alberghiera di Venezia che ci ha dato lo spazio e anche giuria, tutto quanto, abbiamo iniziato a fare questa edizione di Refugees Masterchef, che fino adesso continua. Io continuo a modernare o rinnovare il menù, trovando anche nuovi colleghi da dove arrivano non mi importa. Nato anche Africa Experience, nato
Africa Experience, in realtà poi mi ha ancora incoraggiato per aprire altri frontieri e siamo stati fortunati perché ci hanno offerto un spazio dentro un museo russo a Venezia, una fondazione russa che voleva uno dei miei progetti Orient o Africa nella loro sede. Però poi, essendo a 4 minuti ad uno di entrambi dei progetti, ho detto non faccio concorrenza contro di me stesso. Quindi se vi interessa magari vi invento un progetto nuovo. Va bene, cosa ti interessa? Cosa vorresti fare? Io contemporaneamente stavo facendo un'apertura a Catania in Sicilia e lì una delle mie socie, che ha quasi 70 anni, ed il marito, eravamo su un tavolo e il marito mi comincia a raccontarmi, perché stavo cercando una casa a Catania per i miei colleghi che portavo da Venezia e mi trovavo in difficoltà. Eravamo con Gennaro, Gennaro mi dice, vabbè dai non ti preoccupare, troverai una casa, tanto non è solo per voi. Io in anni 60, 70 ero a Milano, ero andato a cercare un futuro migliore perché volevo lavorare lì, in sud era difficile, ma volevo andare a trovarmi una casa e spesso trovavo davanti alle agenzie immobiliari proprio la cartella che non affittiamo le case ai terroni. E poi ho detto, cavolo, questo è interessante. E poi sono sul vostro tavolo, i cibi che avete sono meravigliosi. E poi abbiamo cominciato ad approfondire, siamo arrivati al discorso della valigia che arrivava dal sud al nord. E quindi ho detto che vorrei approfondire questo. L'ho mischiato poi con la zona balcanica, quindi guerra balcanica di anni 90, con gli albanesi che attraverso comunque il sud Italia entravano in Italia e hanno dato anche un contributo molto fondamentale ai nostri meridionali, perché hanno portato un po' l'attenzione pubblica dal meridionale all'immigrato balcanico albanese, quindi un scambio è stato fra di loro e ho voluto di metterli insieme come pietanze. È nato il sud-est, quindi sud Italia, est Europa, e ha funzionato, è stato apprezzato in 2019. Se avete il modo di avere una guida di Gambero Rosso, per esempio, che rappresentano 9.000 ristoranti in Italia, prima pagina se lo aprite si parla del sud-est e sono fiero di quello. Poi secondo me ho parlato tanto rispetto a quello che sto facendo. Concludo dicendo che la diversità fino adesso ci ha portato a 23 nazionalità diverse con 65 partecipanti e la nostra lingua, che è il cibo, sta crescendo. Siamo molto ambiziosi perché crediamo che è un progetto utile non solo per noi stessi ma anche per chi ci viene a trovare. E siamo ambiziosi e ci stiamo muovendo per portarla sulla scala nazionale. Avevo fatto delle ricerche a Vicenza in 2019 perché mi piacerebbe fare un'apertura a Vicenza, solo che poi è nata Covid, quindi qui faccio anche un appello: se conoscete qualche spazio bello a Vicenza fatemelo vedere per favore, grazie. Vabbè, io proporrei di candidare Ahmed per il premio Nobel per la diversity enogastronomica. Ma come si fa a partecipare al MasterChef dei rifugiati? Beh, MasterChef dei rifugiati è una cavolata che abbiamo inventato noi, non bisogna scrivete me e partecipare. Di cavolata in cavolata stai creando una multinazionale, ho capito, va bene. Allora, grazie, poi ovviamente ci sarà anche un secondo... Non vuoi aprire? Sì. Lui vuole aprire ovunque, non so se ti è chiaro. No, io volevo, come dire, ho voluto far aprire a Bassel, a Med e a Zara, perché poi, come dire, le altre ospiti, tutte donne, possono, come dire, fare un confronto sulle vostre aziende, no, che hanno una storia lunga. Però, siccome queste sono storie di grandissima eccellenza, anzi ancora di più di quello che io immaginassi. Allora, quindi adesso facciamo parlare anche Zara, che però parlerà in persiano. Sì.
Quindi vabbè, voi avrete la persiana che avete sentito in questi giorni, in questi 31 giorni di manifestazione in Iran, e si sono sentite tante melodie strazianti ed è una lingua meravigliosa che io vorrei imparare. Zara è arrivata un anno fa. Adesso ci racconterà cosa sta facendo qua. Immagino che l'avrai già messa sotto torchio, vero? L'hai messa a lavorare. E lei sarà contenta. Quindi, però Zara è anche un'attivista, quindi credo che voglia raccontare entrambe le cose. Però partirei un po' dalla sua dimensione, diciamo, di donna, cioè da quello Da oggi. che fa oggi, e poi torniamo un po' indietro. Mi chiamo qua in botto valli barak shuru con un che è in blu shuru con i chiasti ci calam ci cordorino con i va o sto sti bergardi in baba. Ok, salve per tutti. Dopo un anno io posso parlare lingua italiano, ma non posso bene parlare. Allora io preferisco che il mio fratello traduca per me. Tanto è gratis. خب من زهرا احمدی هستم، 33 سالمه و یک سال میشه از 19 آگست سال قبل وارد ایتالیا شدم با کمک دولت ایتالیا و نیروهای نظامی ایتالیا. Sono Zara Amadi, ho 33 anni e dal 19 agosto dell'anno scorso mi trovo in Italia grazie al governo italiano e soprattutto ai militari italiani che erano a Kabul. رشته تحصیلی من دو رشته است: طراحی نقشه فرش و اویونیک که در واقع همون الکترونیک هواپیما میشه و این هیچ ارتباطی با رشته کار و بیزنس من نداره. Quello che sto facendo ovviamente non c'entra niente con quello che ho studiato. Io ho studiato come prima laurea, ho fatto il designer dei tappeti, e come secondo invece poi ho cambiato tutto e ho fatto ingegneria del volo. Cioè Sei man un'aviatrice? Avonik, sì, ho fatto Avonik. Man در کابل دو رستوران داشتم که به نامهای سرفراز و مهمان سحر، که متاسفانه بعد از سقوط دولت افغانستان هر دو رستوران در حال حاضر بسته شده و فعالیتی نداره. Io a Kabul avevo, prima di venire qua, avevo, come diceva Cristina, due ristoranti con nome l'ospite di Zara, Sahar è il suo soprannome, e l'altra era cotta da Sahar. در کنار فعالیت بیزنسی که داشتم در رابطه با زنان افغان و کودکان کار هم فعالیت‌های جدایی داشتم. E contemporaneamente, quando ero in Afghanistan, facevo attivista per le donne, per i diritti delle donne e poi per i bambini di strada. از اونجایی که اعتقاد دارم هر زنی برای اینکه بخواد مستقل بشه و استقلال خودش رو به دست بیاره، یعنی آزادی خودش رو پیدا بکنه، اولین قدم اینه که به استقلال مالی برسه. Sono una donna e la vita di donna per me è importante e credo che una donna a qualsiasi parte del mondo, per essere indipendente, per essere dignitosa, per avere una vita dignitosa, deve migliorarsi il suo aspetto economico. چیزی که متاسفانه در کشور من برای زنان کشور من خیلی کم اتفاق میفته. Una situazione. Una situazione ideale che purtroppo per le donne del mio paese spesso non accade tanto. و من ترجیح دادم بیشتر روی استقلال مالی زنان کشورم کار بکنم در افغانستان. Quindi il mio focus era molto basato sull'indipendenza economica femminile in paese. بنابراین زنانی رو ما پیدا کردیم در افغانستان که سرپرست خانواده بودن و لحاظ مالی قوی نبودن. E poi contemporaneamente, avendo tante vedove, grazie alla guerra,
che erano responsabili economici della famiglia anche. و در رستوران خب علاقه داشتم به آشپزی و ما اینا رو در رستوران آموزش میدادیم آموزش آشپزی میدادیم و بعد از اون در رستوران شاغل یعنی شروع به کار میکردن avendo per fortuna un laboratorio grande noi il mio focus era di trovare questa categoria di donna fare la formazione e aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro. اما متاسفانه با سقوط دولت افغانستان این کار متوقف شد. Solo che purtroppo con l'arrivo dei talibani abbiamo dovuto mollare anche quello. و در حال حاضر هم که ایتالیا اومدم خب بیکار نمیتونم بشینم و شروع کردیم برای دختران و پسران و بیشتر فوکوس من روی دخترها هستش که کسانی که نیاز دارن براشون در ایتالیا ما بورسی‌های تحصیلی ایجاد کردیم با صحبت با کانال‌هایی که از دوستان ایتالیایی داشتیم و خیلی‌ها رو تونستیم بیاریم ایتالیا و در حال حاضر در بهترین دانشگاه ایتالیا مثل دانشگاه بولونیا و پادووا دارن در حال حاضر درس می‌خونن. Il fatto che oggi sono qui e da lontano non riesco ad essere molto efficace come quando era in Afghanistan mi rattrista tanto però mi stimola anche per non fermarmi perché cerco di fare qualsiasi cosa che posso anche al di là del anche se sono fuori del paese sto cercando di utilizzare il mio meglio possibile la rete che abbiamo creato per poter focalizzare un po' sull'aspetto scolastico e universitario delle persone che sono ancora rimaste lì. Nell'ultimo anno ho tentato tanto di creare magari delle attraverso alcune università, alcune realtà, alcune organizzazioni per alcuni dei ragazzi che erano ancora in Afghanistan ho tentato di ottenere dei visti per studio, per fortuna per alcuni siamo riusciti e contemporaneamente siamo molto focalizzati per accompagnarli a fare un percorso dignitoso per il loro futuro in Italia. و این اتفاق همچنان ادامه داره و میخوایم خیلی قوی تر هم در این زمینه کار بکنیم. Però non basta mai e quindi io sono sempre più gasata, più tentata di andare ancora più veloce su questo percorso. همونطوری که موضوع بحث امروز در رابطه با تنوع در مدیریت کسب و کار هستش. ما در افغانستان در 20 سال اخیر خب زمینه شرایط تحصیل برای دختران فراهم بود اما تنوع در زمینه تحصیل و شاخه‌های تحصیلی متنوع خاصی نداشتیم یعنی اکثرا قشر دختران ما در رشته اقتصاد، سیاست و پزشکی اکثر رشته‌هایی که درس می‌خوندن همین سه رشته بود In Afghanistan, finché ero in Afghanistan, e poi se devo parlare della diversità, io lo porto al momento in cui ero in Afghanistan e parto con la scuola e le donne lì per arrivare poi al risultato. و اما برای اینکه تنوع در کسب و کار داشته باشیم باید تنوع در آموزش هم وجود داشته باشه. Da quel un punto molto specifico che avevo trovato anche prima dei regimi talibani in Afghanistan era il fatto che le donne spesso volentieri andavano a studiare solo su tre ambiti, che era la salute, la giurisprudenza e la politica. Erano più, diciamo, più ambientati su queste tre materie. و برای اینکه خب در حال حاضر حتما خبر دارین که داخل افغانستان زنان و دختران متاسفانه امکان آموزش ندارن که però purtroppo anche quello al momento è stato tolto dal paese. بنابراین من خیلی خواهش میکنم یعنی در هر جایی که میرم صحبت میکنم از کسانی که قدرتی دارن در بخش آموزش و تحصیل
شرایطی رو ایجاد بکنن برای اینکه این تنوع آموزش برای نسل جدید ما و نسل آینده ما بیشتر بشه و کارایی بیشتری داشته باشه، برای اینکه ما بعداً وقتی که افغانستان به امید خدا آزاد میشه، نیرویی که تحصیل پیدا کرده در خارج از افغانستان بتونه برگرده افغانستان و تنوع کار، کسب و کار در افغانستان بیشتر بشه. Ora, come dicevo, purtroppo non abbiamo neanche quella possibilità, però c'è tanta speranza che magari torniamo o arriviamo ad un punto dove possiamo almeno tornare un po' ai nostri passi dell'anno scorso. E in quel caso però mi piacerebbe di trovare magari dei meccanismi e aprendo anche dei dialoghi e dare la possibilità alle donne di poter toccare anche altri argomenti della nostra società, di una società, perché la diversità esiste anche nei vari campi, non è che noi dobbiamo prendere la posizione o avere una posizione anche a livello dirigenziale e manageriale solo in questi tre ambiti. Noi dobbiamo essere qualificati, ma dobbiamo essere qualificati in tutti gli ambiti. کمک های نقدی هیچ وقت به درد افغانستان نخورده، طبق تجربه‌ای که تو این 20 سال داشتیم، به جز اینکه ملتی گداپرور برای ما درست بکنه هیچ نفع دیگه‌ای نداره. Poi da un altro lato, rispetto agli ultimi 20 anni di esperienza che abbiamo avuto in Afghanistan, potrei dire che i sussidi economici sotto forma di saldo contante non porta un buon risultato e non ha, come non ha portato. من امروز شنیدم که به من گفتن که کسی که اسپانسر برنامه امروز هستش کنسول آمریکا هست و من همونجوری که شنیدیم یکی از بخش‌های دانشگاه امریکن یونیورسیتی که قبلا توی کابل بود قراره که توی ونیز یک شاخش بازگشایی بشه. Parlando da quello che ho saputo, oggi noi come un grande sostenitore abbiamo il Consolato Generale Americano di Milano e contemporaneamente mi è venuto in mente il fatto che una parte dell'Università Americana di Kabul è stata trasferita a Venezia. و من خیلی دوست دارم که رشته‌های تحصیلی که توی یعنی اگر که باز میشه، ما خیلی از دانش آموزای ارمنکن یونیورسیتی رو داریم که هنوز داخل کابل هستن و هنوز نتونستن خارج بشن، کمکی که بتونیم به مردم افغانستان بکنیم که اکثریتشون هم دختران هستن، اینه که بتونن این دخترها بیان خارج از افغانستان و ادامه تحصیل بدن همون رشته خودشون در همون دانشگاه خودشون. و من امروز دلم میخواد که صدای بچهای امریکن یونیورسیتی باشم اینجا تا بتونیم براشون یک کاری کردش برای خارج کردنشون و ادامه تحصیلشون. Quando ero a Kabul ho fatto tante amicizie con gli studenti dell'Università Americana di Kabul, di cui in maggioranza erano le donne e in maggior parte di loro si trovano ancora in paese. È un atto molto, molto carino e molto significativo portare magari una parte dell'università a Venezia. Io quindi qui vorrei chiedere, fare prima un appello dicendo che magari pensiamo di allargare un po' le materie focalizzando più sulla vita femminile o sullo studio femminile, anche se si tratta solo di 20 posti per studio, ma soprattutto perché mi è venuto in mente di essere in questa sede, essere una voce per tutti quegli amici che sono ancora a Kabul, che hanno bisogno di noi e quindi che non devono essere dimenticati. حرف و موضوع در مورد افغانستان بسیار زیاده، اما من همینجا صحبتامو تموم میکنم و در آخر میخوام یه جمله رو به عنوان حسم خطاب صحبتام بگم. Per l'Afghanistan e per tutto quello che è successo ovviamente si può parlare ore e ore, io spesso anche mi perdo per la vasta, vaga situazione che abbiamo.
فیلم فهرست شینلر رو حتما اکثر شما دیدین و من یه جمله ای میخوام از این فیلم براتون بگم از سکانس آخر این فیلم. Per conclusione, vorrei citare un pezzo di un film che probabilmente avete già visto. Il film è La lista di Schindler. توی سکانس آخرش زمانی که کسانی که نجات پیدا کردن به شینلر یک رینگ میدن، یک حلقه میدن که داخل اون حلقه نوشته شده به زبان عبری هر انسانی رو که نجات بدی در واقع یک دنیا رو نجات دادی. Alla fine del film vediamo le persone che sono state salvate da signor Schindler, la regalano un anello. Su questo anello c'era scritto se salvi una persona hai salvato l'umanità. اما من این جمله رو کمی هai salvato il mondo, scusi. اما من این جمله رو کمی تغییرش دادم و این جمله خودمه که هر یک زنی رو که آموزش بدی، هر یک دختری رو که آموزش بدی، در واقع یک نسل رو آموزش دادی. Io ho trasformato un po' questa frase nella mia testa e lo dico che se trovi l'occasione di istruire, di formare una donna, tu in realtà hai salvato una generazione. Grazie mille. Grazie.